Ciao a tutti, nuovo video con postazione diversa perché sono alla luce naturale. Vi volevo far vedere i prodotti terminati del periodo. Ho terminato. Allora, per quanto riguarda l'alimentazione, ho terminato i white drink della Bontà Nova, che sono quelli simili a Lactimel. Ho terminato i Natura Dolce Senza, quelli che io ci faccio colazione con caffè. Ho terminato Carrefour fette biscottate. Fette biscottate che io mangiavo così, senza marmellata, senza niente, molto buone. Skin care e anche make up e detersivi. Passiamo prima ai detersivi, poi vi faccio vedere il resto. Ho terminato il Napisan, che io aggiungo al detersivo per i panni, per la lavatrice. E ho terminato lo sgrassatore, quello della Home Circus, io trovo da Ticotà a 0,99 centesimi. Poi ho terminato, infatti ho ricomprato Aloe Cryo Gel Cellulite, bellezza naturale, è quella dell'equilibrio alla linea all'aloe, Cryo Gel Cellulite. Io mi trovo benissimo e lo uso in combo con questa spazzola qui per il massaggio. Questa è la seconda terminata, ne ho comprata la terza confezione. Questa vi regalo anche la mini taglia del Gambe Leggere, che è un altro gel di equilibrio che mi piace moltissimo. Quindi questo è un super promosso, super bocciato sempre dall'equilibrio, è finito finalmente, non ne potevo più. Lo scrub salino rimodellante, vedete che comunque è della solita linea. Questo mi piace un sacco, questo per niente, no. Scrub salino rimodellante e sfoglia le vie nutre. Allora, se lo passate sia a pelle asciutta che a pelle bagnata, irrita la pelle e non avete l'ora di sciacquarvelo. Quindi è un bottiglione da 600 grammi, quindi ci ho messo un po' a terminarlo, ma non lo voglio più vedere. Sempre d'equilibrio, sempre in aloe, ho terminato l'aloe stick lava protettivo lentivo, perché mi si è tutto rotto, quindi terminato da solo praticamente, però niente di entusiasmante, non mi è piaciuto per niente. Poi ho terminato i patch occhi di Kiko, You Are Golden Eye, che io vi straconsiglio perché sono ottimi. Vi ho fatto anche un video recensione qui sul canale. Ho terminato maschera carbone vegetale purificante naso, vi ho fatto sempre un video recensione ed è fantastica, è un super promosso, ve lo consiglio. Poi ho terminato le salviette intime di Quando È, che io mi ero sbagliata, pensavo fosse quelle che citavi nel WC, invece no, però io le ritrovo da Ticotà a 0,99. Ho terminato dell'Officina del Mugello sapone lavanda con estratti attivi biologico certificato. Io questo lo usavo per lavare le mani, per lavare i pennelli, ed è stato ottimo, soprattutto per lavare i pennelli, li lasciava morbidissimi, per le mani un po' meno perché li asciuga un po' troppo. Ho terminato il balsamo della L'Oréal Paris e Vive Color Vive, balsamo protettivo del colore. Io lo usavo da ragazzina, mi piace molto, adesso infatti lo devo ricomprare, mi piace un sacco. Lo utilizzavo in combo con il mio balsamo della Ecos.
Poi gli ultimi terminati sono di make up, terminati perché praticamente questo è straterminato, perché vedete non c'è più niente, quello che è rimasto, il poco che è rimasto l'ho messo in una giarina da usare nei prossimi giorni. Così, questa è la Essence All About Mouth Fixing Powder. Se non sapete, questa cipria è vegana, ha un inci ottimo e io ve la straconsiglio, poi costa niente, infatti l'ho subito ricomprata. Ho finito, l'ho messi nel progetto smaltimento prodotti, ho fatto una giarrina e sono messi dentro. Questo è l'Oreal Accor Perfect Genius, che è primer, fondotinta, correttore e cipria insieme, che mi piace tantissimo, ve lo consiglio. È un fondotinta compatto in crema ottimo. Se ve lo state chiedendo, io sono 1.5N come colorazione. Dentro c'è anche lo specchietto, la cialdina del prodotto e la spugnetta. Poi è super compatto, ve lo straconsiglio. Non vi consiglio, io l'avevo preso perché mi ricordava un fondotinta che guarda ragazzina della L'Oreal. Ho preso questo di Neve Cosmetics, lo Star System Foundation. Io l'ho messo nel progetto smaltimento prodotti, infatti quello che è, il poco che è rimasto l'ho messo nella giarina per terminarlo, però non ce n'è molto perché se lo aprite ce n'è tanto così, quindi non ce n'è molto. È da coprenza, quindi copre tutte le discromie e via dicendo, però rimane sempre un po' oleoso, un po' untuoso, per la mia pelle mista non va bene. E la spugnetta è talmente dura e compatta che non serve assolutamente a niente, quindi io mi piace perché Neve Cosmetics mi piace un sacco, però devo bocciare lo Star System Foundation ed è un prodotto terminato. Questi erano i prodotti terminati, fatemi sapere i vostri prodotti terminati qui sotto nei commenti, lasciate un like per supportare il mio canale, iscrivetevi ovviamente. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!